Giovanni Summa, questa sera al Teatro Carol la sua prima mostra Vivere emozionando. Sì, ho cercato di raccontare con le mie fotografie la possibilità di coniugare, di dare un comune denominatore a stili diversi fotografici. Infatti in mostra sono presenti fotografie di matrimonio, fotografie di, riguardanti il calcio, fotografie riguardanti lo spettacolo, e sono apparentemente degli stili, dei contesti differenti, però cerco di dimostrare con la mia mostra, di rappresentare il fatto che esiste una trade union che è l'emozione, quindi l'emotività, lo scatto rubato. Com'è nata la sua passione per la fotografia? Ma la mia passione nasce in maniera casuale. Io ho un percorso di studi che va in direzione totalmente differente, perché sono, ho fatto il liceo classico, sono laureato in giurisprudenza, sono un praticante avvocato, e poi mi sono avvicinato per caso con un corso di fotografia, e da lì la passione lentamente è diventata una professione. Quindi ho abbandonato la carriera forense progressivamente per dedicarmi totalmente alla fotografia. Sono diventato giornalista, e da lì poi ho cominciato a fotografare la Serie A, eventi sportivi, la Serie A, nello specifico fotografo il Napoli attualmente, quindi diciamo un percorso pieno di soddisfazioni. Ovviamente la mia attività principale è quella dei matrimoni, del wedding, quindi delle cerimonie. Quanta delle sue emozioni si può carpire, trasmettere nelle sue fotografie? Io questo lo dovrebbe dire chi guarda le fotografie. Posso sicuramente affermare che quando scatto sono emozionato, sono felice, e quindi questo mi gratifica, perché mi fa lavorare con allegria, mi fa lavorare con divertimento, mi fa lavorare con piacere.